Grazie Diana perché ci ha coinvolto in questo bellissimo progetto che non potevamo non sostenere dal primo momento, non solo perché crediamo fortemente nella opportunità di incontri di livelli di spessore che diano la possibilità di riflettere sul mondo non solo del vinile, ma sul mondo in senso lato. E ovviamente il sindaco Donna non poteva che volere fortemente una rassegna nata proprio come una rassegna femminile. E quindi abbiamo aderito davvero con piacere. La prossima volta andremo al teatro, Diana, perché il teatro sicuramente è una serie più ampia. Abbiamo voluto questa serie pensando che fosse un pochino più intima e più raccolta. Però comunque penso che il sacrificio di stare in piedi sarà ripagato ampiamente dal piacere di ascoltare Franco Arminio, che ho avuto il piacere di conoscere poco fa a cena, quindi tra una puntata e l'altra abbiamo scambiato delle opinioni e davvero c'è bisogno fortemente di fare qualche volo ogni tanto dalla nostra realtà, che non sempre è piacevole, la realtà di tutti i giorni, del lavoro, della fatica, della crisi, eccetera. Quindi avere parole di bellezza, parole di verità, la poesia soprattutto. Io ricordo che da giovane insegnante, un professore ci disse: beh sì, se la vostra realtà è una realtà deprivata un po' culturalmente, dove la cultura magari non viene molto valorizzata, beh, se io fossi un insegnante in questo posto farei poesia dalla mattina alla sera, proprio per controbilanciare una carenza o un bisogno di spiritualità, di elevazione. E io condivido fortemente questo. Il fatto di essere un paese, un territorio che punta molto sul lavoro non deve assolutamente togliere spazio a quella che è la cultura, poi sappiamo che specie nei momenti difficili è questo scarto della conoscenza nella cultura che ci può dare qualche speranza di sopravvivenza e di relazione. Pertanto vi auguro semplicemente una buona serata, ringrazio tutti i presenti, in particolare l'assessore Cristiano Strada, l'assessore Cristiano Cugioni e l'assessore alla cultura che ha seguito questo appuntamento, la presidente del consiglio Laura Latini, quindi come vedete la rappresentanza amministrativa molto femminile, non vedo vedo Letizia Pellesi, non so se sono altri consiglieri in sala. Ringrazio Luigi Mancini, il nostro autista, che è stato molto disponibile ad accompagnare Franco a Montedanaro e vi auguro davvero un buon divertimento. Una piccola introduzione a Franco Arminio. Quest'anno il nostro gattino è iniziato con un tour al mercato della felicità per porre di nuovo al centro l'IMAP, il desiderio, come aneddoto di colui che cerca. E sicuramente l'ultima raccolta di Franco Arminio è perfettamente in sintonia con il nostro tour. Franco Arminio è una promessa mantenuta. Dopo l'accento la strada agli alberi, la nuova raccolta possiede la stessa forza e la stessa energia idrotanica dell'opera precedente, con un progresso nei confronti della conoscenza di se stesso. E quando la poesia arriva al grado zero della scrittura, quando la poesia diventa prosa, il processo di scarnificazione in volontà di Dio sembra raggiungere all'apice. Una poesia vola come il pane, chiara come l'acqua, vuota e piena come il paese con il fuoco, gioiosa e dolorosa come la vita, quella vita che si sente nella luogo. Pochi sanno parlare d'amore, di amore lievi e dolci o amori tempestosi e tempestati. La poesia non è capace, la poesia è una sorta di terapia all'amore, al dolore, alla vita. Franco Arminio sembra urlare che la scrittura salva ed aiuta ad uscire da se stessi per incontrare l'altro, uomo, donna, paese, nido, terra, vita. La poesia è anche rivoluzione, cambiamento, mutamento e sembra che finalmente le parole abbiano un peso specifico, quelle nei confronti della piccola borghesia o quelle nei confronti dei giovani e della loro atarassia senza conflitto. È o l'età evanescente di cui parlo talvolta, sembra che la vita scriva il mistero e la mistica del corpo come riassunto del mondo.
Io purtroppo non scrivo in dialetto perché sono nato negli anni 60, i miei genitori parlavano l'italiano un po' stentato, i miei nonni stavano, due erano morti, stavano in America, il dialetto si apprende dai nonni essenzialmente. Poi mio padre parlava bene italiano così, una volta disse, alla posteria, disse, quest'agnello è cresciuto allo stato ebraico. Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l'anno della crescita ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai ragazzi che crescono. Attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scostato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere. Rallentare più che accelerare. Significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza. La lingua di Monte Granaro. Potete correggere il detto. Come Monfetta. C'è un bisogno dei contadini, dei poeti, della gente che sa quello fa. Qui gli piace gli alberi e conosce l'uvello. L'attenzione a chi casca, al sole che nasce, che muore, ai frighi che cresce, l'attenzione anche a un semplice lampione e a un muro scrostato, sgrognato. Oggi essere rivoluzionari significa che mette dentro, rallentare, eccetera, significa da significato allo silenzio, alla luce, alla fragilità e alla certezza. Siamo sempre sulla linea triatica, mi raccomando, io lo suggerisco. Non italianizzare, con certezza proprio stretta. Mi raccomando, con certezza stretta. Non devo capire niente. Pari no. Neo, a te mi ha bisogno di un cristiano che ha avuto una paura. Come volete, la gente che ha saputo fare il bello. Ma che ci tiene a sé all'altro e che non ci guida. Chi ha capito da crash? Ne ho messo una mica attenta. Ha messo attenta a cicato, o solo Kadesh e che muore. Allora mi ha capito. Attenzione al credo, a scrivere a pur me è un'unica notizia assoluta. Allora, ogni cristiano che ha una notizia di ribellione significa che aveva messo qualche cosa di chiaro, aveva stata un'unica più, aveva scelto. Significa che va da tendo valore a star cibo, silenzio, alla rauscia, alla fragilità e alla coscienza. Bravo.
qualcuno ha preso due siciliani, un pezzo. Vogliamo farci? Però te ne vedi un'altra. Un'altra. Questa non è mai una poesia, è un elenco. È un elenco di cose scomparse, a pagina 36. Resteranno i danni. Chi è? Tu? Tu leggi. Vieni qua. Non è una poesia, è proprio un elenco di cose scomparse. Cose che non ci sono più. Il pane nero, in forma di 3 o 5 kg, i pagliari, le patate sotto la cenere, le lampadine allevite dalle russe, i padri con i mangiadischi stretti stretti e a luce spenta, quello che comprava i capelli, il compare di San Giovanni, il braciere con le scorze di arancia, la spuma rosa, la cromatina, le mani di latte, il libro cuore, le forchette di stagno, il lievito madre portato alla vicina con 3 acidi di sale sera dopo il tramonto, il vaso la notte del comodino. Non ci provo a ritrovare il mio dialetto, no? Perché qua è 35 anni che sono alle Marche. Però sì, però poi ti dico una cosa a proposito del dialetto. Allora, cose non ci sono più, lo pane in euro. Dalle forme di 3 o 5 kg, i pagliari, le patate sotto la cenere, le lampadine nere, grimosche, il bocchino fatto con l'osso delle lenti, le palle con i mangiadischi zitti, zitti e con la lucina sputata. E chi accattava le cappelle? E lo compare di San Giovanni, e lo braciere, e lo fuoco con le scorze d'arancia, la cenere, la spuma rosa e la cromatina, le nutriti, le mamme di latte sarebbero le paglie, no? Le paglie di latte, lo libro cuore, di forcelle di stagno, lo lievito, mangio, portato alla vicinata, cocci di sale, si era dopo sì, lo vaso di notte, Lo pisciarolo di notte dal comodino, però diciamo che non è qualcun altro che vuole leggere una poesia in dialetto? C'è un poeta dialettale qua del paese, non c'è un poeta di Montellarano? E allora mi faccio fare una cosa. Sereno e senza speranza, esci di casa, guarda, segui la terra, regala le vertebre ai passanti. Alla fine di quel giorno resteranno le tue imprudenze, più che gli indugi resteranno i canti. E non so se lo sapete che adesso lo vedete. Lo sapevate? Una cosa molto seria in realtà, perché poi a parte la poesia e il canto, io prima vi parlavo di mio padre, quindi sono nato in una piccola osteria. Quando ero bambino, tutte le sere, nell'osteria di mio padre, a un certo punto cominciavano i canti. Le persone sembrava quasi che venissero mangiare dal pretesto, in realtà venire in osteria per cantare. Adesso quell'osteria c'era mio fratello e non canta nessuno. Quando ero bambino, il mio paese, tutti i paesi erano pieni di animali e c'era il canto degli animali, gli uccelli, gli asini, le galline, i maiali, le vacche. Adesso c'è il rumore delle porte chiuse,
Quando io ero bambino, non è che la gente stava meglio di adesso, si stava bene o male, ma tutti insieme. Adesso siamo bene o male, ma ognuno per conto suo. È una malattia che io chiamo autismo corale, come se si fosse creata una frontiera tra un corpo e l'altro. Ecco, quando si canta, un po' questa frontiera cade e arriva un po' di lietezza. Ultimo motivo che mi faccio cantare è che Sant'Agostino diceva che chi canta prega due volte. E questo è un tempo in cui c'è bisogno di canti, di preghiere, di poesie, c'è bisogno di trovare un rapporto col sacro, col trascendente. E il canto è un po' una lingua che va verso l'alto. Tutta questa premessa per dirvi adesso. C'è poi un protocollo. Faceva tre canzoni, la prima in italiano per sciogliere, invece faceva la prima. Se non piace il suo, usa fare Vagabondo, Paese che serve la cultura, per arrivo. Poi c'è un canto etnico, in Sardegna un canto sardo, in Calabria un canto calabrese, nelle Marche un canto, questo qua è un po' un problema. E poi c'è un canto d'ufficio. C'è una classifica, che l'altra volta a Mondoreccio, quest'anno è al primo posto con Trofiano, sempre in Salento. E la cantano bene, vediamo adesso come la cavano. Se pronti per l'azzurro? A te si parte, quando dico si fa così per me. Cerco l'estate. Siete? Ci siete? Siete? Uno. Uno. Due. Tre. Cerco l'estate tutto l'anno. Prima volta nella storia.
In Italia ultimamente è un po' cambiata la situazione. Quando dico il canto ufficio, dico guarda la canzone, qualcuno dice ma questa canzone non mi piace, e non lo facciamo. No, non lo facciamo. No, perché io lo faccio perché è una bella canzone, perché appunto è corale, però. Quindi se qualcuno non mi piace, magari, però non lo so, dovete lo facciamo. Il canto ufficio è una canzone che in tutta Italia, tranne che a Carpi e a Modena, ha perso la fine, un gruppo canta la canzone e un gruppo ne canta una. Comunque, sapete qual è il canto ufficio? Bella ciao! La vogliamo fare? Tutta quanta fino alla fine, morto per la libertà di voi.
La prima volta non fu quando ci spogliammo, ma qualche giorno prima, mentre parlavo sotto un albero, sentivo zone lontane del mio corpo che tornavano a casa. Adesso vedete queste nuove, qualcuna. Guardami ancora, sorridi se li pensi, pensami con le mani anche se non mi tocchi, fino a quando siamo in un mondo possiamo parlarci, diamoci parole, io faccio parole per te e tu le fai per me, io spavento, tu malinconia, le parole come piccoli inciampi per frenare il tempo che va via. Togliete i confini, il filo spinato, la fiamma dei lidi e la vicinanza. Giù in fondo alle gambe la luce che c'è in cima alle montagne. Questo è dedicato a mia madre, a tutte le madri che sono qua in sala e anche alle madri, appunto, che non ci sono più. Cara madre, ti porterò per sempre in ogni mia parola, in ogni mio silenzio. Mi farò una croce sul cuore ogni volta che ti penso. Ora che non ci sei, mi è rimasto il tuo spavento. Davvero altro non sento, se non questo tremore. Io vivo sulla punta del tuo cuore. Abbiamo bisogno di un luogo. Ci vuole una mano, una casa, un sorriso. Qualcosa che ci faccia da pericolo. L'animale senza luogo si ammala, ama senza amare, soffre senza soffrire. Amare è costruire un luogo, cioè un pezzo di mondo con un Dio dentro. Una dolcezza vera non è mai gonfiare, una dolcezza vera ti fa male. Il sesso non frequenta i quartieri a luci rosse, è una cosa in cui si inciampa, anche se abbiamo la sciarpa e il cappotto. Non c'è bisogno di spogliarsi, la festa è desiderare, è sgretolarsi, fare entrare l'altro dagli occhi, da un fianco, dal buco di una vocale. Lo so che quando morirai, tu amerai ancora. Per te non è difficile, il tuo respiro fa fiorire le arance. Ho fatto tanti errori nella mia vita, questo ognuno di noi lo dice, quello che non sappiamo dire è questo, ho fatto tanti errori nella vita degli altri. Curarsi con la bocca, con gli occhi, curarsi con il cielo, accordare il cuore con le foglie, con le formiche, curarsi leggendo poesie, curarsi col sole, col vento, con la preghiera, prendere la medicina dell'alba, lo sciroppo della lingua, tornare agli occhi, allo sguardo, il tuo sguardo salva vita. Leggiamo un altro e basta, siamo a poi lì. L'amore triste. Poi vedete qualcosa ancora più triste, poi vedete le cartone. Questo già è ora.
sì, buttiamoli un po' così. Andiamo su un amore al letto. No, non ce l'avamo più al letto. Una bella domanda, trovare una poesia di amore al letto. Vabbè, vi leggo allora qualcosa che avete detto. Allora, questo libro si chiama Cartoline dei morti. Normalmente veramente leggo quelle più allegre, però questa sera, visto che parte già dalla tristezza, le leggo anche qualcuna triste. Va bene? Non tutte, ma... Allora, prima la facciamo allegre. Sono sempre stato un tipo sfortunato. Il giorno del mio funerale si parlava del funerale della figlia del farmacista, morta il giorno prima. Potete dire? Erano venuti i parenti dalla Svizzera. Antipasto, pasta al sugo, agnello al forno con le patate, frutta e poi la viennetta al caffè e l'infarto. Ero un prete. Francamente, dalla morte mi aspettavo qualcosa di più. Fumavo 100 sigarette al giorno. A me non è venuto il tumore al polmone, sono io che sono andato da lui. Io vivevo ad Asti, ma quando tornavo al paese dicevo sempre che vivevo a Torino. Sono morto ad Asti. Sono sempre stato impaziente, un'impazienza mostruosa. Non avevano neppure sistemato la bara dell'opolo e già chiede notizie della mia resurrezione. Questa qua va deprimata che non si capisce subito, fate attenzione. Sono sempre... no. Mi sono sempre sentito affannato e fuori posto nella vita. Adesso finalmente riposo, tranquillo e in pace, della tomba vicino alla mia. La devo ripetere, per questa domanda. È arrivata? L'ultima, che è la più fessa, era così. Sono morto alle 7 del mattino, un modo come un altro per cominciare la giornata. Le prove, che forse il mio libro migliore ovviamente ha avuto poco successo, i libri belli. E c'è alcune frasi in questo libro, così curiose, ne leggo 5-6. Non le leggo mai, sa se non le leggo. Ma sono delle cazzate clamorose. Non ce le leggo. Ci vorrebbe un giorno alla settimana in cui non si può morire, per esempio il sabato. Vedete bene che uno è sabato. Sta tranquillo, almeno c'è una settimana. Gesù, nel periodo che andava a donne, era un uomo tranquillo. Poi gli venne una grave nevrosi e tutto il resto che sappiamo. Erano così addolorati che ricevettero anche le condoglianze del morto.
Si comprava gli esami, ma finì fuori corso perché tirava sul prezzo. Uno che fa il meccanico, la moglie fa quello che le pare. Antonella Crisco, da quando è tornata da Milano, mangia solo verdure di campo, non guarda la televisione, si masturba col sesso rivolto a noi. Questa è autobiografica. Ugo Fusco si è sentito bene nel 1976, tra maggio e giugno. Ora si faccio questa domanda, pensateci un attimo, poi dopo rispondete. Voi quando è che vi siete sentiti bene? Cioè c'è un momento della vostra vita che potete isolare con lentezza e dire io sono stato bene nell'82, nel 96, il giorno di Pasqua, nell'81. Pensateci un attimo, se vi viene in mente ve lo dite, perché insomma sembra strano, ma è difficile. Ma proprio bene. Pensateci. Un altro pure autobiografico. Questo si capisce di più al sud. Nino Zichella non fa un lavoro preciso, è sempre inserito in qualche progetto pilota. Si capisce pure qua. Che fai un progetto pilota? Beh, questa. Al colmo dell'eccitazione si deludavano, ma ognuno a casa propria. Questa veramente al limite, e pure autobiografica, avevo fatto un buco nel materasso, ma praticavo comunque il coito intergiorno. Non mi ero mai scritto, scusate. Direi che faccio qua qualche genere. Facciamo un po' di dibattito sui paesi, parliamo un po' di cose serie. Fate una domanda intelligente. Ha una domanda? Sei cosa? Siamo scesi molto troppo, non se l'aspettavo questa caduta. È che non ho capito perché le persone pensano che la letteratura debba essere sempre questa cosa un po'. Io a me piace che ci siano varie gradazioni, sicuro che la poesia devo riscattare la mia reputazione con la signora. Sono lette una poesia con momento. Tu madre chiami tua madre e io penso alla madre di tua madre e a tutte le altre madri che non ci sono più, fino alla prima, quella per cui siamo tutti orfani. Chi è di cui ha vissuto? Allora vedete questa poesia. Questa poesia è legata a tutti gli altri. È il pensiero della fine che mi ispira. Nella testa ho un cecchino che non spara, prende solo la mina. Non vuoi riscattare, ma voglio esagerare. Leva al cimitero stesso. Al mio paese, accanto al cimitero, c'è il vecchio campo di calcio.
Oggi mentre camminavo ho pensato che potevo prendere un morto alla porta e fargli fare un giro di campo. Ho cominciato con mia madre. Le piaceva stare sola. Mi ha chiesto di avere un coltello per raccogliere un poco di verdura. Poi mi sono fatto un giro con Nicola il barbiere. Non ha detto nemmeno una parola. Era sorpreso che fra tanti morti avessi pensato a lui. Per ultimo ho preso per mano Torino De Mario. Abbiamo parlato come sempre del suo vecchio amore, la figlia del macellaio. Tonino era smanioso come fu da vivo. Mi ha detto di andare più piano, che non voleva sudare. Dove si è andato? Sempre... Chi è il vecchio in sala? La vecchiaia è un po' più sconosciuta. Sentiamo se abbiamo un novantenne. Chi è il vecchio in sala? Vedi, sì. La parola vecchio in sala. E nessuno osa dichiarare la tua vecchia. Si alza in piedi, c'è
Lasciate pure ogni opera in verso in prosa, nessuno è riuscito a dire cos'è mai nella sua essenza una rosa. Giorgio Caponi, buon appetito. La sera, la moglie, ci sta sera lei qui, prima fa la ricerca, trova la consiglia, si apre in piedi, c'è il marito, i figli, c'è anche la suocera. Felice chi è diverso essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli normale. Sandro Penna, buon appetito. Che ci vuole? Non è che il governo ti impedisce di fare questa cosa. Ecco, sarebbe interessante se qualcuno di voi, almeno la domenica, non lo so, no, nessuno, non me ne frega niente, nessuno. C'è qualcuno che vuole adottare questa usanza in famiglia? Lei? Prova a cedere. Tu c'hai una famiglia? Ero tu, domani ti presenti a casa, ragazzi, qua. E no, chi fa la scuola, da uffici sgarbati? La poesia serve per allineare le mosche. Qua di Spagna, che è una sorta di... Volevo darsi lo stesso Signora. Non mi è passato. Allora, uno dei problemi quando siamo male, cioè lei c'ha il mal di gola adesso, ma quando non ce l'aveva, non ci faceva caso. Questo è il segreto. Perché comunque vuoi parlare, poi stai seduto, poi ti preoccupa. Il problema è giusto. Il problema della gola. Raccontami qualcosa, ci puoi giocare col sintomo? Beh, che cosa c'è? C'è il censimento dei mani. Testa. Testa. Al mio paese nessuno dice che sta bene, al massimo dice non c'è male. Al sud c'è questa cosa, ma proprio al sud, là, al mio paese in particolare, ma credo anche a quello di Grana, c'è una figura tipica che io chiamo lo scoraggiatore militare. Non so se quella di Grana, sta davanti al bar, un po' di panza, con una birra in mano, e quello che quando tu arrivi dici, ma che c'è in questo paese? Non c'è niente. E il sindaco, com'è il sindaco? È uno strunzo. Magari è suo cugino, ha pure votato. Ecco, lo scoraggiatore militante è un animale che si diffonde. Ogni volta che si chiude una casa, un ragazzo emigra, lo scoraggiatore trova conferma delle sue teorie. Hai visto? Bisogna creare dei cooperativi di incoraggiatori militari. C'è persone che, non so, salutare un vecchio non è gentilezza, ma un progetto di sviluppo locale. Quindi se tu esci a domani mattina a Monte Granaro con questo con ricco possidente, un uomo pieno di grazia, di bellezza, di gioia, la puoi elargire, ti saluti, ma pure il saluto degli altri, saluti le porte, i bambini. Vedete Monte Granaro? Io dico, ma non è. Se invece svegli la domani mattina, così il cielo lo fa. Comincia a inveire. Vi lascio la domanda, chi di voi ha fatto da stamattina un esercizio di ammirazione? Ha detto qualcosa di bello a qualcuno? Se ci fate caso, non è facile che qualcuno risponda. Chi è che vuole raccontare il suo esercizio di ammirazione? Ma io lo faccio tutti i giorni. Che hai fatto? È da un po' di tempo, lo faccio tutti i giorni. Proprio svegliarsi e essere bene. E tu sei poetessa? Vediamo i normali, se è un'eccezione. Voi, niente? Avete visto come è difficile? Eppure, cioè, che ci vuole dire qualcuno che begli occhi, che bei capelli, che bel sugo che hai fatto, mamma? Niente. Tu le fatto? Eh? Qualsiasi momento, sono felice.
Ragazzi, ringraziate questa dichiarazione d'amore. C'è l'indole del Roma, no? Non è
non è un popolo rotondo, è un popolo spigoloso. E poi c'è stato sempre un vento contrario. Io quando uscivo di casa mi alzavo il bar, però il vento contrario fa andare il giavellotto più lontano. Quindi io ho utilizzato la cosa di contrarietà come un modo proprio per il mio lavoro di scrittura, di mio studio, sempre da quando ero bambino che scrivo. E quel posto che mi ha sempre in qualche modo osteggiato, in realtà mi ha dato la forza per andare avanti. Se mi avesse sospinto, se mi avesse aiutato, mi sarei fermato. Tuttora io non ho questo vento a favore, no? Nel Pini, nel mio paese. E quindi bisogna fare un buon uso delle proprie sventure. Ecco, il Pini è la mia sventura. Perciò là, perché sono preziose anche le sventure se le sai girare. No, detto questo, Irpinia, la parte terra delle Marche, dell'Abruzzo, cioè l'Italia la prende. Cioè, io amo proprio, amo dell'Italia i posti meno, tra le volette, filmati, no? Sono quelli più commoventi. Io a Firenze, a Venezia, a Roma non mi commuovo. Mi commuovo in questi piccoli paesi dove non va nessuno, dove si sente qualcosa di sacro. Dio si è ritirato dalla partita IVA e si è andato a ritirare in mezzo delle montagne. E quindi secondo me l'Italia rinasce se torna a quei luoghi, se torna al sacro, alla religione, alla comunione, alla comunità, alla convivialità. C'è bisogno di produrre, di fare industria, di fare commercio, ci mancherebbe, però c'è bisogno di anima, c'è bisogno di... E questi posti, in qualche modo, se toglie la polvere della modernità, sotto c'è ancora qualcosa di arcaico che resiste. E quindi benedetti siano questi luoghi dell'Italia, siamo interni, appartati. E voi ce li avete qui, basta fare qualche chilometro. Quindi è assolutamente, il luogo ci costruisce, quindi è stupido chi pensa di essere... Non mi piace i cosmopoliti, le persone, mi piace chi è radicato. Poi devi andare in giro ovviamente, però avendo forte, coltivando molto la tua radice. Il paesaggio è di tua madre, devi amarlo come anche tua madre. Anche le sue strutture, ma tua madre mica ti faceva schifo, era tua madre, quindi quella luga ti piaceva. E così il tuo paesaggio. Poi puoi andare dove vuoi, ma chi non ama il suo posto è anche un po' infame, secondo me. Perché la tua carne è una terra carne, noi siamo fatti di quel vento, di quella luce, no? E poi questi posti noi li abbiamo costruiti noi, li hanno costruiti i nostri nonni, i nostri bisnonni. Noi abbiamo il dovere di portare questi posti nel futuro per riscattare il lavoro che hanno fatto, che ci sono prima di noi. Cioè il paese ti obbliga a non essere sciatto, devi dare ogni giorno il tuo contributo. A Milano puoi anche farti i cazzi tuoi. In un piccolo paese sei l'architrave che tiene in piedi il paese. E non ti posso superare, devi dare il tuo contributo, devi uscire, salutare, sorridere, lavorare, mantenere il paesaggio. È una piccola etica che rende più intensa la tua vita e tiene in piedi il paese. Si convince, ha fatto una bella faccia con questi con la canna. No, secondo me quando uno dice delle cose che sono legate alla propria esperienza vera, un po' poi si sente, secondo me, no? Che uno può fare, può scherzare quando vuole, ma poi alla fine ognuno di noi porta nel mondo quello che... Io ero convinto che noi salveremo il mondo, cioè le persone non i famosi, non... Cioè, non Londra, non New York, ma Montegranaro. Non il grande personaggio, ma l'insegnante, il piccolo commerciante, il sindaco, il vigile urbano, il tabaccaio. Cioè il mondo sta in piedi grazie a queste persone e queste persone troveranno il modo di far proseguire la vicenda umana. Che c'è una saggezza di fondo. Il bene a un certo punto torna a casa. Sì, abbiate fiducia, un momento di confusione. Stiamo morendo, ma stiamo anche guarendo. No, signora, si fidi di me, stiamo guarendo. Tra qualche anno noi vedremo delle belle. E che noi adesso ci siamo un po' confusi perché ci stiamo assestando. È caduto il pavimento,
E quindi nella caduta siamo un po' sgarbati, disgraziati, perché ci siamo, no? Però quando ci poseremo saremo più belle di prima. Io sono non la vedo prima. Prego. L'uomo. L'uomo può anche rovinarsi. Dostoevskij diceva che nell'uomo c'è un bisogno di sventura uguale a quello di felicità. A livello collettivo siamo facendo un disastro, perché noi abbiamo rotto i rapporti con Dio, abbiamo rotto i rapporti con gli animali e con le piante. Cioè, pensate al rapporto con la natura, no? Cioè, ci sono le persone ormai non che conosco il nome di un albero. Qual è il vero protagonista della vita? È la foglia. L'uomo, a livello di biosfera, 7 miliardi di biosfera, noi pesiamo lo 0,01%. E se tu guardi dall'alto il pianeta, l'uomo sulla Terra è lo 0,01%. E però ci riportiamo da padrone, facciamo tutto questo. E questo sì è una... Però secondo me a un certo punto l'uomo poi trova. No, ci sono le ragazze. Ecco, però mi vedo che quando un bambino di adesso che è trascinato da queste madri, una volta che nascono vicina, perché se tu mi chiede però queste stesse madri, ma i nonni trascurano una parte importante. Saluto bellissimo, aprirai una sorta di
sta più. Io oggi in treno, io vengo in treno tutti i giorni, non si parla più. Non si parla, ma non ci pensi, ma cioè io salgo sul treno, ma non ci penso più di questo, che esistono degli umani che posso parlare. Non ci penso più, cioè io mi siedo, accendo il telefonino e faccio le mie cose. Cioè proprio ormai il paesaggio umano io in treno non l'ho per perso. Perché pure se ci provi, che cosa faccio? Che cazzo vuoi? Però. Sì, certo. Bene, i treni di Intercity è meglio, io parlo con la freccia rossa. Grazie a tutti, chi vuole la dedica, viva Monte Carlo.